Siamo giunti a Giovanni 18, leggiamo i primi 11 versetti. Detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel posto perché Gesù vi si ritirava spesso con i suoi discepoli. Giuda dunque, preso un distaccamento di soldati e delle guardie fornite dai sommi sacerdoti e dai farisei, si recò là con lanterne, torce e armi. Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli doveva accadere, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io». Vi era là con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse: «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano». Perché s'adempisse la parola che gli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: «Rimetti la tua spada nel fodero. Non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato?» «Sono io» è una frase talmente potente quando la si incarna che fa crollare tutti gli attacchi esterni egoici degli altri. Il «sono io» è pronto ad affrontare ogni evento che l'esistenza pone di fronte senza opporre resistenza, perché solo così il risultato finale sarà quello stabilito prima di incarnarsi. Non è imponendo la spada, il nostro potere personale, che otteniamo i risultati, ma con l'esempio dell'esperienza. Versetti 12-24. Allora il distaccamento con il comandante e le guardie dei giudei afferrarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima ad Anna. Egli era infatti suocero di Caifa ed era sommo sacerdote in quell'anno. Caifa poi era quello che aveva consigliato ai giudei: «È meglio che un uomo solo muoia per il popolo». Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme con un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote e perciò entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare anche Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: «Forse anche tu sei dei discepoli di quest'uomo?» E gli rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Allora il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto». Aveva appena detto questo che una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?» Gli rispose Gesù: «Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Allora Anna lo mandò legato a Caifa, sommo sacerdote. Chi è sotto la manipolazione dell'autorità delle leggi terrene di fronte alla verità è impossibilitato a percepirla. Quando si parte da un risultato falso stabilito a priori, ogni affermazione vera è rifiutata perché incongruente alla definizione del risultato falso. Ecco perché Gesù Cristo chiede di dimostrare il male nelle sue affermazioni. Non sapendo rispondere a questo, egli viene rimandato a qualcun altro, Caifa, per risolversi da sé la questione. Ogni volta che la verità è inconfutabile, la si rifiuta, si rimanda sempre ad altro. Versetti 25-27. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu dei suoi discepoli?» Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non ti ho forse visto con lui nel giardino?» Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò.
prima di comprendere una nuova conoscenza, ovvero la luce del nuovo giorno, è necessario consapevolizzarsi del proprio lato oscuro, quella personalità che appartiene ad ognuno di noi e che tende a far prevalere i bisogni psicoemotivi su quelli animici. Versetti 28-32. Allora condussero Gesù alla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro quest'uomo?» Gli risposero: «Se non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Gli risposero i giudei: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. È un'ingenuità pensare di uccidere l'io, nessuno può farlo, ed è un'ingenuità più grande pensare di riuscirci uccidendo il corpo fisico. Passiamo ai versetti 33-40. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Tu sei il re dei giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri te l'hanno detto sul mio conto?» Pilato rispose: «Sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque, tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Gli disse Pilato: «Che cos'è la verità?» E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo in lui nessuna colpa. Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che io vi liberi il re dei giudei?» Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba». Barabba era un brigante. Qui troviamo un Pilato che pensa con la propria testa e infatti comprende l'innocenza di Gesù Cristo. Ottenere comprensione è parlare all'interlocutore ponendosi sullo stesso piano, come Gesù Cristo e Pilato fanno qui. La dualità in noi poi continua a manifestarsi. Comprendiamo che c'è qualcosa di diverso, più straordinario, ma allo stesso tempo ci spaventa, e Pilato subito dopo delega il popolo di scelta.